una biblioteca, una sala lettura, una per il montaggio video, un piccolo cinema, una pizzeria, una foresteria per gli studenti stranieri e una piscina. Questi altri sono i servizi previsti per lo Student Center di via Camillo Rosalba. Purtroppo, però, gli studenti dell'Università Aldo Moro di Bari dovranno aspettare ancora a lungo per poterne usufruire, quanto non è dato saperlo. 2 anni fa, a settembre 2008, l'Università avvia un concorso di idee per progettare la gestione dei 4 piani di via Camillo Rosalba. Premio 15.000 euro. Il 18 novembre dello stesso anno, alla scadenza del termine di presentazione dei progetti, i candidati sono 6, pochi a fronte di una somma complessiva di circa 3.000 euro per la pubblicità del concorso. Viene allora costituita una commissione per giudicare la documentazione prodotta dai partecipanti. La commissione non decreta il vincitore del bando. La motivazione? Nessuno presenta un piano economico e finanziario, non raggiungendo il punteggio minimo di 70 centesimi. Tempo fa abbiamo anche fatto una sorta di occupazione simbolica per poter denunciare il fatto che in quelle situazioni una struttura che potrebbe offrire tantissimo alla comunità studentesca invece rappresenta anche una forma di degrado, e abbiamo poi consegnato le chiavi di quella struttura simbolicamente al rettore, invitandolo a muoversi in tempi brevi per la risoluzione della problematica. Il consiglio di amministrazione dell'università decide allora di riaprire la gara e permettere ai concorrenti di implementare i loro progetti con un piano economico e finanziario. Siamo a giugno 2009, da allora tutto tace. L'edificio di via Camillo Rosalba, fornito di acqua e corrente, aspetta solo di essere arredato. Nel frattempo, la polvere si accumula sui vetri e le piante crescono senza controllo. Quanto dovranno ancora aspettare gli studenti per avere quei servizi necessari per la loro formazione e creatività? Per il barometro, Angelo D'Angelo.